77° Giro d'Italia. Un appuntamento? Nuovo ghiacciolo Lipton Ice Tea. Il tè freddo, cling cling cling, diventa freddissimo. Nuovo bagno schiuma Badedas Noir. Entra in Amici sportivi, appassionati di grande ciclismo, buongiorno e benvenuti sulle strade del Giro d'Italia. Un Giro d'Italia che a 24 ore dall'importante appuntamento con il cronometro, che vedrà i protagonisti affrontarsi nella cronoscalata del Bocco, affronta la sua 17ª tappa. La Santa Maria della Versa a Lavagna, un tracciato di 200 km, due i Gran Premi della Montagna e al momento 5 corridori che stanno guidando la corsa. Sono Pagnin, Perini, Abdujaparov, Lombardi e Svorada, hanno un consistente vantaggio, più di 5 minuti quando sono già transitati sul Gran Premio della Montagna del Passo del Tomarlo, e questo vuol dire che anche quest'oggi assisteremo ad una 70ina di chilometri in diretta. Bene, ma prima di andare a vedere classifica generale e grafica di questa tappa, come ogni giornata andiamo con Fabio Calvi e Walter Veneziani a vedere questa cartolina dedicata appunto a Lavagna, sede d'arrivo di questa 17ª tappa del Giro d'Italia. Come abbiamo detto, 200 i chilometri in programma quest'oggi, ed eccole qui le prime immagini che si riferiscono al Golfo del Tiguglio. Lavagna è situata proprio al centro di questo golfo, di fronte al Mar Ligure, e alle sue spalle c'è il fiume Entella. Le sue origini storiche risalgono al 1000 avanti Cristo, ma il suo momento di maggior splendore è cominciato nel 950, periodo legato all'ascesa della famiglia dei Conti dei Fieschi, che portò al pontificato due dei suoi membri, Innocenzo IV e Adriano V. A questa famiglia Lavagna dedica tutti gli anni, il 14 agosto, la famosa festa della Torta dei Fieschi. La stiamo vedendo in questo momento, che comprende una rievocazione storica in costume medievale delle nozze tra Opizzo Fieschi e Bianca De Bianchi. Ed oggi, è proprio al termine della tappa del Giro d'Italia, Lavagna ne farà rivivere un'anteprima. Lavagna è una città moderna, ma non per questo si deve dimenticare il suo caratteristico centro storico con la Torre dei Fieschi. E Lavagna è anche mare, sole, vacanza, con il suo arenile tra i più estesi della Riviera Ligure, una spiaggia lunga 4 chilometri. Il suo mare si è aggiudicato per 5 anni consecutivi la bandiera blu della CE, da non dimenticare il porto turistico che per dimensioni e servizi è il più grande d'Europa. Bene amici sportivi, abbiamo visto la cartolina, è il momento invece di andare a osservare nuovamente la classifica generale, che vede sempre al comando Eugeni Verzi in maglia rosa fin dal quarto giorno di Giro d'Italia. Quindi Pantani, che dopo la splendida prova del weekend è a soli 1 minuto e 18 secondi. Seguono Indurain, quindi Bugna 4.08, Belli, Della Scueva, Stonkov, e in ottava posizione Chiappucci, che dopo appunto il weekend sulle montagne è risalito dalla 16ª all'8ª posizione. Quindi vedete Rodriguez, Amstin, Cubino, Richard, Giupponi, Bolzi, il campione d'Italia Potenzana, e Moreno Argentin, 16° a 16 primi e 46. La terza pagina parte da Pulnikov ed arriva a Ugrumov, l'anno scorso grande protagonista fino all'ultimo giorno, primo avversario di Michele Indurain, invece quest'anno proprio nelle tappe di montagna non è riuscito a tenere il passo dei migliori, e soprattutto di questa nuova stella, di questo nuovo idolo di nome Marco Pantani, che domani dovrà naturalmente dare un saggio della sua classe, di quanto e della potenza che ha nei muscoli in quella che sarà, come abbiamo detto, una delle fasi più importanti di questa ultima settimana di fuoco del Giro d'Italia, vale a dire la cronoscalata del Passo del Bocco. Ma andiamo a vedere la grafica della tappa di oggi. Come vi abbiamo detto, 200 chilometri, si arriva a Lavagna, due i Gran Premi della Montagna. Il primo è già stato doppiato dai corridori, Perini è transitato per primo su questo Gran Premio della Montagna, ed eccolo qui il tracciato e, come in ogni giornata, il commento da parte di Beppe Saroni. Allora, com'è la tappa di oggi? Ma la tappa di oggi anche per i corridori, oggi non c'è riposo, non c'è tregua, vedi subito in partenza dopo 7 chilometri un Gran Premio, una piccola salitella di terza categoria a Montù Beccaria. A 137 km il Gran Premio Lotteria, rifornimento prima di salire verso il Passo del Tomarlo, seconda categoria, 13 km di salita con pendenze attorno al 10%. Intergiro ai piedi del Passo di Centocroci, altro Gran Premio della Montagna di seconda categoria questa volta, 7 km di salita con pendenze attorno al 13%, 48 km dall'arrivo, un arrivo che avrà tutte delle strade sempre leggermente in discesa. E qui, l'arrivo sarà qui sul lungo rettilineo, sul lungomare qui di Lavagna. Bentornati amici sportivi sulle strade del Giro d'Italia, 17ª tappa, Santa Maria della Versa, Lavagna. Vediamo i 5 fuggitivi
68 i chilometri alla conclusione per Pagnin, che vedete in prima posizione, Perini dietro di lui, quindi Lombardi, Svorada e Abdou Djaparov, che quest'oggi veste la maglia azzurra Intergiro Parmacotto. E ricordiamo altresì che con il buon piazzamento di ieri Abdou Djaparov è anche titolare della maglia Ciclamino Bilboa a punti. Allora, brevemente la cronaca di questa 17esima frazione, che vede al comando questi uomini con un vantaggio notevole. I 5 hanno 5 primi e 40 di vantaggio su un altro drappello di fuggitivi che è da poco uscito dal gruppo, quattro uomini: Roscioli, Vona, Zaina e Bortolami, mentre il gruppo della maglia rosa e dei migliori in classifica generale è cronometrato a 6 primi e 14 secondi. Vedete, si corre da 3 ore e 48 minuti questa frazione, che come detto ha un tracciato che si snoda su 200 chilometri. Brevemente la cronaca: partenza stamane da Santa Maria della Versa alle 11.53, mentre vedete la situazione che poc'anzi vi abbiamo illustrato, i 5 uomini di testa, a 5.40 il primo gruppettino con Roscioli, Vona, Zaina e Bortolami, e quindi 34 secondi più indietro, quindi a più di 6 minuti dai 5 fuggitivi, il gruppo con la maglia rosa. Dicevamo, partenza stamane alle 11.53, i corridori al via sono 122, fortunatamente ieri non vi è stato alcun ritiro, mentre dobbiamo annotare che dall'inizio del Giro d'Italia sono 31 i corridori che hanno abbandonato la corsa. Dopo 7 chilometri il Gran Premio della Montagna di terza categoria, sul quale transita per primo Richard, che consolida quindi la sua posizione al comando della classifica della maglia verde Badedas, 4 punti per lui, 2 punti per Saligari, un punto per Piero Bon, che ha piazzato le sue ruote al terzo posto. La media della prima ora di gara 36.500, dopo 62 chilometri, vale a dire a 138 dall'arrivo, Gran Premio Lotteria Ponte dell'Olio. Fidanza in quel momento ha preceduto Abdou Djaparov, Zanini, Svorada e quindi Pagnin. Dopo il Gran Premio Lotteria 5 corridori allungano e sono i 5 corridori che vediamo adesso. Gran Premio Lotteria, che era situato dopo 62 chilometri, quindi da quel momento nasce la fuga che ancora adesso stiamo vedendo, quando siamo, come abbiamo visto, a 60 chilometri in questo momento, 60 chilometri alla conclusione, ci viene segnalato da Radio Corsa. Sì, un chilometro al campione della montagna, e Abdou Djaparov in effetti mi sembra quello che va meglio dei 5 in salita. Ho visto Pagnin, insomma, sembra molto stanco, perché ora si mantiene costantemente in coda, aveva invitato Lombardi a passargli avanti, adesso Lombardi si è piazzato in terza posizione, Pagnin si mantiene costantemente in coda, ma è vero che Abdou Djaparov si è messo dietro, magari lo inviterà a tirare un po' anche lui. E da dietro c'è Podenzana che prova la stoccata individuale. Podenzana, ricordo un chilometro, eravamo al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Centocroci, 700 metri adesso per il gruppettino davanti, e Podenzana una volta ancora da solo nel vivo della gara. Lo avevamo già segnalato nei giorni scorsi, un Podenzana che fino alla due giorni di Grande Montagna era rimasto nei primi, adesso è quindicesimo in classifica generale con un ritardo di 16 minuti e 29 da Berghi, però un Podenzana che vediamo sempre particolarmente attivo. C'è un suo compagno di squadra nella fuga davanti, lo vedete con il numero 135, è Pagnin. Vediamo Abdou Djaparov che zigzagava evidentemente per evitare qualche spruzzata d'acqua che in questo tratto non gradisce, e stiamo per arrivare, amici sportivi, i 5 fuggitivi stanno per arrivare con Svorada davanti al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Passo Centocroci, la cui vetta posta a 48 km dalla conclusione. Da quel punto una lunga discesa, poi la strada ricomincia a salire, c'è Pagnin che sta allungando e Lombardi ha i suoi bei problemi a cercare di tenergli la ruota, allunga evidentemente per andare a prendere qualche punto sul Gran Premio della Montagna. Però ricordiamo che se anche qualche corridore, e segnatamente Lombardi, dovesse attardarsi di qualche metro, avrebbe poi una lunghissima discesa per poter rientrare. Beppe. Sì, l'abbiamo detto prima, 48 chilometri da questo Gran Premio della Montagna, parecchia discesa ripida, subito una quindicina di chilometri, poi qualche pezzo, qualche tratto di nuovo in salita, ma poi si arriva qui sul lungomare, quindi si scende sempre. Questi 5 atleti comunque hanno tenuto abbastanza bene, hanno ancora
un notevole vantaggio, probabilmente potranno anche farcela, anche se dietro abbiamo visto Vona, Rebellini e Chioccioli abbastanza scatenati. Stavano andando molto bene, abbiamo visto anche Podenzara però da solo, che da solo, evidentemente sì, aveva perso l'attimo buono per riportarsi sui primi. Ricordiamo che è il corridore di casa di La Spezia e quindi evidentemente ci tiene a far bene di fronte al suo pubblico. Ora seguiamo questo sprint sul Gran Premio della Montagna, c'è Svorada che va a sprintare anche qui sopra e davanti, vediamo Perini che prova a venire fuori, quindi Perini davanti a Svorada, Abdu al terzo posto e più indietro Lombardi che ha naturalmente faticato a tenere il ritmo nel finale. Qui invece siamo sul gruppetto di Roscioli, Vona, Zaina, Bortolami, Rebellin, Ferrigato, Uriarte, Alcalà e Chioccioli. Chioccioli che ha dato una bella tirata in precedenza, vediamo che la telecamera va indietro, vedete ci sono tutte le ammiraglie a cercare il gruppo, però non hanno guadagnato non tanto. Hanno guadagnato tanto e vediamo che il gruppo si è frazionato, vediamo un po' chi c'è nelle prime posizioni. La maglia rosa, vedete che stanno andando a recuperare Podenzana che evidentemente da solo non riusciva, mi sembra un Podenzana anche abbastanza in difficoltà in questo momento, mi sembra Argentin davanti, Berzin, quindi Indurain, poi potrebbe esserci Rodriguez con Chiappucci a ruota, nella scia di Chiappucci ci sarà anche Pantani, c'è Bugno, visto spuntare per qualche istante la sagoma di Gianni Bugno, ma stanno tirando in maniera decisa i Gevis, evidentemente sta succedendo qualche cosa, Beppe. Ma stanno facendo una buona datura. Eccolo lì, Pantani Bugno, nella c'è di Bugno. Bugno, Pantano, il corridore della Chelme, Belli e così via, tutti gli uomini di classifica. L'andatura è discreta, buona anche qui davanti al gruppo. D'altra parte. Però è un gruppo che si è spezzettato, tutti gli uomini di classifica sono lì, vedete. Argentin davanti, Berzin, Indurain, Bugno, Rodriguez, Chiappucci, Pantani, anche Richard abbiamo visto lì davanti, però non appena la tarda ha cominciato a salire e l'andatura del gruppo si è fatta sostenuta, immediatamente il gruppo si è spaccato. Pagnin, eccolo qui in quarta posizione del drappello dei fuggitivi. Siamo sul Gran Premio della Montagna del Passo di Cento Croci a 48 km dalla conclusione e il gruppo con Chioccioli, Vona e Rebellin continua a guadagnare terreno, vedete 3 minuti e 12 secondi li avevamo cronometrati all'inizio della salita, il vantaggio di Pagnin, Perini, Abdugiapano, Lombardi e Svorada era di 4 minuti, vedete hanno perso 48 secondi, da dietro il gruppo si è frazionato, lavoro di Moreno Argentin che sta pilotando la maglia rosa, però vedo i primi uomini della classifica generale che sono tutti nell'orbita di Berzin, è sintomatico comunque di una grossa stanchezza da parte del gruppo il fatto che non appena l'andatura sia aumentata immediatamente c'è stato questo frazionamento, però ripeto gli uomini di classifica sono sempre lì ed una volta ancora il monito che in questo Giro d'Italia non ci si può distrarre nemmeno un secondo. Vediamo l'ammiraglia che si sta avvicinando, l'ammiraglia del team Polti ad Abdugiapano, è un tratto di discesa, naturalmente l'andatura è molto elevata, è difficile in questi tratti poter dare consigli ai corridori, vediamo se c'è in collegamento con noi Giacomo Croda. Giacomo. Sì, stiamo proprio avvicinandoci al Gran Premio della Montagna, Argentin, Berzin, Indurain, Gianni Bugno, Chiappucci, Podenzana, Pantani, ecco in questo momento ora Bugno si rialza, beve e Argentin sempre davanti, lavora sul cambio e ora inizia per loro anche la discesa con Podenzana che fa un piccolo allungo, cerca di prendere subito il ritmo sfruttando anche la scia di una moto. Noi ci allontaniamo proprio per evitare problemi. Ok, sono passati a 4:20 dai fuggitivi, ora vedete Pagnin, sono passati a 4:20, quindi la situazione, i 5 davanti continuano a perdere terreno nei confronti degli inseguitori, siamo a circa 45 km dalla conclusione. Qui c'è un tratto di strada nel quale i velocisti dovrebbero tenere abbastanza bene, però vediamo che da dietro il primo gruppettino dei 9 sta procedendo a buonissima andatura, vediamo Pagnin che qui rischia abbastanza a togliere le mani in questo tratto di percorso, avevamo già visto in precedenza come stentasse a tenere il ritmo degli altri ed è sempre molto importante in questi punti e quando la velocità supera i 60 orari tenerle ben saldamente sul manubrio. Allora la situazione sul Gran Premio della Montagna, Perini, Svorada, Abdu, Pagnin e Lombardi con un vantaggio di 3 minuti e 12 sul gruppo dei 9 inseguitori, gruppo comprendente Vona, Chioccioli, Roscioli, Zaina, Bortolami, Rebellin, Ferricato, Uriarte e Alcalà e il gruppo della Maglia Rosa a 4:20 dai fuggitivi, a poco più di un minuto dal gruppettino.
E siamo tornati e torniamo, amici sportivi, a quello che riguarda la cronaca di oggi. Dovrebbero essere una trentina di chilometri, 35 chilometri alla conclusione. I fugitivi li vediamo inquadrati: Svorada, quindi Perini, Abdujaparov, Pagnin. In ultima posizione dovrebbe trovarsi Lombardi. Il loro vantaggio all'ultimo rilevamento cronometrico era di 3 minuti e 41, quindi, come vi avevo detto, nel tratto in discesa non solo hanno tenuto ma hanno guadagnato qualche cosa. I cinque fuggitivi, che ricordo sono al comando della corsa da ben 105 chilometri, il gruppo è a circa 4 minuti e mezzo. Allora facciamo due rilevamenti e soprattutto tastiamo un po' il polso dei cinque fuggitivi con Di Benedetto che è lì con loro. Claudio. Il tratto di discesa, presumo il tratto impegnativo a cui c'era la prima Beppe Saroni, è terminato. Ora siamo in un tratto di pianura, anzi ora addirittura un falso piano in salita. Vi dico una cosa che su Indurain, a proposito della cronometro, so che lui il tratto più duro ritiene di doverlo fare col 39-23. Per chi sa di ciclismo sa che è un rapporto molto agile, per cui per farlo lui con quel rapporto lì dovrebbe essere un tratto veramente durissimo. Per caso hai sentito di qualche atleta, Claudio, che domani potrebbe cambiare la bici nel tratto in pianura e poi in quello di salita, come ha fatto l'anno scorso Chiappucci nella cronoscalata del Sestriere? No, so che c'era un progetto che riguardava Indurain, poi non so che cosa hanno deciso, però. Sentiamo se fare il cambio oppure no. Ecco, in un tracciato come quello di domani può essere utile proprio cambiare la bici, cioè usare una bici molto specialistica nel tratto iniziale e poi invece adottarne una con un telaio diverso per la parte in salita? Ma ognuno può scegliere, sceglierà sicuramente la tattica, sceglierà anche di poter cambiare bicicletta. Secondo me non vale la pena, proprio perché non c'è tantissima pianura, saranno almeno 7-8 km, poi la strada sale sempre leggermente, quindi in 35 km di cronometro cambiare completamente posizione secondo me non vale la pena. Quello che mi sono dimenticato di dire, e ce l'ha ricordato Claudio dicendoci i rapporti che vuole usare il Durain domani, è che domani questa salita è una vera cronoscalata, si raggiungono pendenze massime anche al 16-17%, quindi è una salita durissima. Sentiamo Crosa, Giacomo. E io qui vi posso segnalare ancora i movimenti del gruppo fra un tornante e l'altro, e sempre buon tempi con Argentin, Berzin, Indurain subito dietro e Bugno e Chiappucci in loro fila, insomma gli uomini di prestigio, gli uomini importanti, Spantani ovviamente. Potrebbero mantenere un buon vantaggio anche se dietro arrivano veramente decisi. Stanno arrivando decisi, come detto, un primo gruppettino che li insegue, composto da Roscioli, Vona, Zaina, 31 km alla conclusione, Bortolami, Rebellin, Ferrigato, Uriarte, Alcalà, Chioccioli, e qui in questo tratto di leggera salita potrebbero perdere ulteriore terreno, anche perché da dietro ci sono uomini che naturalmente in salita lavorano molto bene. Il riferimento diretto è a Vona e Rebellin, vedremo se anche Ferrigato si metterà a disposizione, anche Alcalà e Chioccioli. Sono due uomini che su questo terreno lavorano molto bene. Vediamo una delle ammiraglie, ancora l'ammiraglia della Polti con all'occhio che si avvicina al proprio uomo, e vedremo se riusciranno a tenere duro, se riusciranno a scongiurare questo rientro del gruppettino dei nuovi uomini che li incalza circa 3 minuti. No, mi devo correggere un attimo, qui non hanno ancora superato questo falso piano, hanno ancora 2 o 3 chilometri di leggera salita. E qui vedi, è il punto più difficile. E vedi come arriva la salita, vedi la difficoltà che hanno a salire. E adesso stiamo vedendo invece il gruppo che è in tratto pianeggiante, sta marciando veramente a buonissimo ritmo, anche se dal cronometraggio precedente il gruppo ci veniva segnalato a 4 primi e 50 secondi. Quest'oggi auguri a Dotti, corridore della Jolly Componibili Cage, che compie oggi 26 anni. Ogni giorno cerchiamo un po' di darvi queste ricorrenze dei corridori che compiono gli anni al Giro d'Italia. Vediamo Mario Chiesa nelle prime posizioni, sta confabulando con Argentini, diciamo che sono in posizione di controllo, gli uomini della maglia rosa cercano di tenere alto il ritmo. Come diceva Saroni, alla vigilia di appuntamenti importanti è sempre meglio tenere sotto tensione la maglia rosa, però diciamo che insomma questi attaccanti di giornata, Pagnin, Perini, Abdujaparov, Lombardi e Svorada, e quelli del gruppo dei nove che sono all'inseguimento, eccoli qui con Zaina che rimane naturalmente in ultima posizione, non collabora, stanno un po' togliendo le castagne dal fuoco a quella che poteva essere una grande battaglia ancora oggi. Ma evidentemente i grandi della classifica generale stanno già pensando alla cronoscalata del Bocco, uno dei capitoli fondamentali di questa ultima settimana di fuoco del Giro d'Italia, e tra poco entreranno i cinque fuggitivi in una lunga galleria. Ecco Pagnin che sta rientrando. E Davide, loro
all'occhio l'ha tranquillizzato dicendogli, perché era anche, voleva sapere com'era il percorso, gli ha detto guarda questo è l'ultimo pezzo di salita, poi dovreste farcela arrivare anche se dietro stanno andando forte. Abbiamo qualche ragguaglio cronometrico, l'ultimo che abbiamo è 2.55. Che erano circa 3 minuti. Quindi 3 minuti non è un brutto vantaggio considerando anche la caratteristica della parte terminale di questo tracciato che non presenta più zone di salita difficili da affrontare. Sì. Vediamo Gianni Savio che ha affiancato Perini, evidentemente gli starà consigliando di partire, di tentare la sortita individuale, ma c'è davanti Sforada. Un altro corridore, è Sforada, che prova ad andarsene. Vediamo che Abdu gli ha preso la ruota, naturalmente Lombardi non si muove, è in carico di Pagnina a questo punto provare a rientrare, ed è singolare quest'oggi come vengano sovvertite proprio le usuali strategie di gara, i velocisti che vanno all'attacco e i velocisti che evidentemente fiutando il pericolo da parte o di Perini o di Pagnin di attaccare, attaccano loro in prima persona. Sforada e Abdu subito alla sua ruota. È stranissima questa tappa, anche questa tattica, questo comportamento, però Sforada e Abdu Jabbar sono due corridori che hanno anche fondo, hanno dimostrato in questo giro di essere in grandissime condizioni. Sono sempre loro due che lottano per tutte le volate, sia l'arrivo e l'intergiro, e quindi si marcano in maniera strettissima, non si mollano mai, e anche in questa occasione abbiamo visto nettamente come Abdu Jabbar sia subito sulla ruota di Sforada. Ed eccoli lì davanti, e Perini strenuamente prova a rientrare. Che fa fatica, prima nell'ammiraglia il suo direttore sportivo mi è sembrato che gli consigliasse di partire, rimanere dietro e partire, si è visto chiaro nel gesto con la mano, è stato anticipato da Sforada. E mentre lui gli consigliava di partire, Sforada si è lanciato al comando. Perini si è riportato sotto, Pagnin nella sua ruota e Lombardi che parte. E qui è il gioco di squadra, lo dicevamo. È partito prima Sforada e adesso Lombardi, e vediamo, logicamente Sforada rimane a guardare Abdu Jabbar che se continua a pedalare così potrebbe essere buona questa azione da parte di Lombardi. È il gioco di squadra, gli uomini della Lampre Panaria erano in due, ha provato Sforada, naturalmente Abdu si è portato sulle sue ruote e ha fatto molta fatica, Perini ha condotto l'inseguimento, quindi era nel momento più difficile per poter rispondere a questo attacco, ed è stato bravissimo Lombardi ad accodarsi, respirare e dare la propria sfortata. Ma d'altra parte, quando sei in due corridori della stessa squadra, questa è la tattica, se hai l'energia questa è la tattica da fare. E perché? Perché a questo punto sì, Sforada è stato diciamo l'iniziatore, quello che ha speso di più, però in questo caso obbliga gli altri fuggitivi a tirare e lui può rimanere a ruota. In caso Lombardi venga raggiunto, sarà poi lui a ripartire e tentare di andare. E Lombardi comunque è andato. Sì, adesso sta andando bene, un tratto di leggera discesa, ha un buon vantaggio, vediamo se riesce a tenere fino alla fine. Sentiamo di Benedetto, Claudio. No, vi segnalo solo che finalmente sembra si sia deciso Pagnin a tentare di riportare gli altri tre sotto, perché chiaramente ognuno guardava l'altro sperando che lo facesse qualcun altro. E a questo punto sarebbe meglio per Lombardi non voltarsi più, continuare a pedalare, continuare credendo in quello che sta facendo. Scusate, non è molto deciso, no? Continuano a fermarsi, credo proprio che Lombardi abbia molte possibilità di vincere questa tappa. Per quello dicevo che era meglio che non si girasse e continuasse a testa bassa a pedalare. Ma sai, è un ruolo difficile, perché questi sono corridori, sono veloci, sono abituati a sprintare in mezzo al gruppo, sono abituati a un altro tipo di comportamento in corsa. Trovarsi lì, Giovanni, trovarsi lì davanti da solo in fuga dopo una tappa di questo genere probabilmente è un po' così, è anche lui spaesato e continua a girarsi. Il vantaggio è buono, però da qui in avanti dovrebbe andare avanti tranquillo. E siamo a 10 km dalla conclusione, vedete come continuava in precedenza a voltarsi, trovare un punto di riferimento, 8 secondi di vantaggio per lui, bravissimo nella scelta di tempo, e mi sembra che stia interpretando al meglio in questo senso il ruolo di attaccante con il suo compagno di squadra, che a questo punto si accoderà quanti cercheranno di raggiungerlo. Però abbiamo sentito Di Benedetto, ci ha detto che non c'è molto accordo nella scia di Lombardi, anche perché corridori come Pagnini e Perini sanno che riportandosi su di loro porterebbero dentro atleti che comunque li batterebbero allo sprint, quindi a questo punto ha buonissime chance Lombardi, se continua a pedalare in questo modo, di farcela ad arrivare qui da solo sul traguardo di Lavaglia. Noi ci vediamo tra 10 secondi. Eccoci tornati su Lombardi, e ricordiamo che Lombardi è da dilettante, è stato anche un inseguitore, era nel quartetto su pista.
quindi è un atleta che sui tratti pianeggianti sa mulinare molto bene, sui lunghi rapporti vedete come cerchi di stare molto basso per sfruttare al meglio l'aerodinamica del suo mezzo e della sua posizione in bicicletta. Bene, forza Giovanni, perché è stato veramente molto bravo in questo finale, viaggia a 46-47 km orari, quindi sicuramente molto molto buona la sua azione, sta guadagnando terreno, 13 secondi per Lombardi nei confronti di Pagnin, Perini, Abdujaparov, Vesvorada, suo compagno di squadra che naturalmente sarà in posizione di controllo nel quartetto, gli ha detto il vantaggio e questo sicuramente per lui sarà un nuovo stimolo a credere e nella sua azione, come ho detto, buonissime a questo punto le sue possibilità di vittoria. Il suo compagno di squadra Svorada ha già centrato due successi in questo Giro d'Italia, sarebbe la prima vittoria per Lombardi sulle strade della Corsa Rosa. Però cosa sta accadendo alle spalle di Lombardi e dei quattro inseguitori? Chiediamolo a Giacomo Croda. È sempre la carriera a voler fare la protagonista ed è Chiesa quello che... Ecco, arrivano adesso al cartello dei 10 chilometri, sono in tre, io sono abbastanza lontano, non riesco a vedere chi è il terzo, comunque sono tre uomini della carriera ed ecco va di nuovo a condurre Chiesa, neanche fosse una grande fuga con il traguardo mai vicino a 10 chilometri e magari solitaria. Poi si è visto questo Sierra per la prima volta, fino ad ora ha fatto praticamente nulla e stanno andando veramente veloci dietro gli uomini Carrera. Ecco, adesso vedo Bontempi, Volti, Cenchialta, poi Argentin, poi vedo il tricolore di Podenzana, Belli, poi dietro tutti gli altri in fila. Ecco Lombardi sempre davanti, è bellissimo questo testa a testa tra lui e i suoi ex compagni di fuga, però vediamo che Pagnin sta svolgendo un lavoro molto importante lì davanti, abbiamo visto proprio in quell'infilata in precedenza, eccoli qui, quattro, Svorada come vi dicevo in ultima posizione, e no, tutti e tre stanno lavorando, vedete? Sono sul gruppo. Sei sul gruppo? No, il gruppo ormai è a neanche 100 metri dal gruppo di Roscioli. Perfetto, quindi il gruppo con questo grandissimo lavoro della carriera sta per riassorbire il gruppettino di Roscioli, Vona, Zaina, Bortolami, Rebellin, Ferigato, Uriarte, Alcalà e Chioccioli, mentre è molto bello questo testa a testa con Lombardi che adesso veramente con questo accordo che si è trovato lì dietro, mi sembra comunque strano che Pagnin e Perini stiano lavorando così tanto per riportare sotto corridori veloci come Abdujaparov e Svorada, e a quel punto vedremo se Svorada aspetterà lo sprint o ripartirà a sua volta. Beh, bellissimo anche questo finale, c'è questo testa a testa, Giovanni però si volta troppo spesso, ha perso sicuramente qualche secondo ancora, stanno ritornando sotto. Lo prendono. Sì, sono molto vicini, c'è Perini e Pagnin che stanno svolgendo il lavoro maggiore per ritornare su Lombardi, e se ci sarà di nuovo ricongiungimento sarà ancora Odugia Prosvorada a tentare di andarsene. Ed ecco invece il gruppo con gli uomini della carriera davanti che sta andando a riassorbire i nove uomini che per moltissimo, per un tratto notevole di percorso si sono posti all'inseguimento di Pagnin, Perini, Abdu, Lombardi e Svorada. Ecco che Lombardi viene riassorbito e adesso stiamo a vedere se Svorada riparte oppure tentano il tutto per tutto allo sprint. Singolare comunque il comportamento di Pagnin e Perini, vediamo se ripartono oppure è quello che succede in questo finale, direi interessante. Abbiamo visto Lombardi, ci ha provato, per se fosse arrivato sarebbe stato veramente in tutta la sua carriera tra dilettante e professionista. Per lui, dicevo, un arrivo solitario, lui è uno sprinter, bravissimo su pista nella corsa a punti, come abbiamo detto è stato anche inseguitore nel quartetto su pista, ci ha provato, come abbiamo detto, da dietro il gruppo ha ripreso i 9 e qui bisogna vedere quello che accade in questo finale. Due minuti ci sono tra i 5, il drappello dei fuggitivi che si è ricompattato dopo aver riassorbito Lombardi, e il gruppone che invece ha ripreso Roscioli, Vona, Zaina, Bortolami, Rebellin, Ferrigato, Uriarte, Alcalà e Chioccioli. Ecco qui davanti, fila indiana, segno evidente che l'andatura è molto molto elevata, la conclusione 6 km per i 5, Beppe. Beh, la corsa sta diventando importante, bella, è stato ripreso anche Lombardi, vediamo se qualcuno vuole provare ad uscire allo scoperto. Tatticamente dovrebbe essere Svorada, però dobbiamo anche fare i conti, come ti dicevo prima, anche con la fatica, il grosso lavoro, il percorso impegnativo, le energie sono quelle che sono. Quindi abbiamo detto, da dietro il gruppo ha ripreso i 9 fuggitivi, sentiamo Giacomo. Pronto? Rosa? Eccomi. Allora, cosa succede lì dietro? A un certo momento Ferrigato e Rebellin, ora c'è uno stacco lontano, vedo un uomo della Motorola che parte sulla destra, si è fermato, poi Chiesa che aveva assorbito, ecco c'è uno scatto, ora non riesco ancora dalla distanza, comunque maglia Motorola, forse voi
Se avete l'immagine potete inquadrarlo meglio di me. Io sono purtroppo distante, ma andato avanti anche dalle moto della giuria, quindi comunque ha preso un 30, 40, 50 metri. Ecco. Dovrebbe essere Larsen. Larsen mi sembra, sì. Poi c'è un uomo Kelm, vedo più distante, che ora si è staccato dal gruppo. Comunque è Larsen. Anch'io sarei per Larsen. Sì, sì, è lui. Esatto. Adesso vediamo chi è l'uomo della Kelm che prova la stoccata. Potrebbe essere Sipitkowski, quindi Larsen davanti, Sipitkowski dietro, ebbene scintille proprio in testa al gruppo, e davanti Pagnin, Perini, Abdujaparov, Lombardi e Svorada, che a questo punto si meriterebbero quantomeno di potersi giocare alla pari le loro chance qui nel finale di gara, dopo una fuga, come abbiamo detto, a questo punto di quasi 120 km per loro. 140 km, sono partiti dopo 60 km di corsa, certo, in una tappa che ne misura 200, quindi per loro riuscire ad arrivare qui vorrebbe dire completare un'azione di 140 km. Ed ora stiamo vedendo in questo momento il golfo del Tiguglio qui a nostra destra di Levante. In questo momento il golfo del Tiguglio è qui sul traguardo, come abbiamo detto, Mar Ligure, e alle spalle qui a Lavagna il fiume Entella. Fuggitivi che, come detto, hanno cadenzato il passo di questa 17esima tappa del Giro d'Italia, sempre Larsen davanti con una manciata di secondi nei confronti del gruppo. Alla conclusione per i fuggitivi, 4 km adesso, e vediamo se ci sarà qualche tentativo da parte di Pagnino Perini, battuti allo sprint. Sì, per il momento no, se c'è qualche tentativo sarà qui in vista dell'ultimo chilometro, 2 chilometri prima, mi sembra poco probabile, perché tutti cercano di partire quando sono sicuri di farcela ad arrivare all'arrivo. Per il momento tutto tranquillo. E per il momento dobbiamo aspettare, vedete, sono sotto una galleria i 5 fuggitivi, aspettiamo che escano. Naturalmente ci sono sempre problemi di segnale in questi tratti, anche se dobbiamo ricordare che nel golfo del Tiguglio, compreso fra la punta di Portofino, Punta Manara, e in questo tratto di mare, proprio in questo tratto di mare, Guglielmo Martocconi ha eseguito i primi esperimenti di collegamento radio in microonde. Davanti vediamo Gianni Bugno. Beh, mi sembra un po' strano questo finale di gara, con la carriera davanti, poi Gianni Bugno, mentre eccoci tornati sui 5 fuggitivi: Lombardi, Svorada, Pagnin, Perin e quindi Abdujaparov. Adesso stanno lavorando i due della Lampre, evidentemente, per arrivare qui allo sprint. Beh sì, qui bisogna collaborare tutti. Il gruppo, hai visto che si è messo a tirare, ha guadagnato sicuramente tantissimo, non manca più tanto qui all'arrivo. Per il momento tutti cercano di stare assieme, sanno che bisogna tirare, collaborare il più avanti possibile. È probabile, come ti dicevo prima, che se ci sarà qualche tentativo sarà proprio qui in vista all'arrivo. Sentiamo di Benedetto. Claudio. Sono in vista dei 3 chilometri all'arrivo, adesso sembra che stiano collaborando tutti, compreso Perini, che ultimamente si teneva in coda. Stanno passando ora i 3 chilometri all'arrivo. Come li vedi? Ma mi sembrano tutti abbastanza stanchi. Ecco, sta partendo ora Svorada. Vediamo Svorada che parte, Perini rimane a voltarsi, è il gioco di squadra della Lampre Panaria, ci ha provato Lombardi, vediamo se rientra su di lui, e Abdujaparov che sta provando a riportarsi sotto. Perini e Pagnin si accodano, e naturalmente Lombardi in quarta posizione. Mi sembra un po' affaticato Lombardi dopo il tratto in salita, dopo il tentativo che ha fatto in precedente. Era partito molto bene, però Svorada. Questo è un momento importante. Se Perini o Pagnin non si mettono a tirare, per Svorada potrebbe essere buono. Vediamo, e direi non avrebbero moltissimo interesse a questo punto a rientrare, perché sia Pagnin che Perini sono comunque battuti allo sprint da atleti come Svorada e Abdujaparov. Ha guadagnato molto. L'ha guadagnato molto. 10 secondi in questo scatto. Un rapporto lunghissimo. D'altra parte si sta giocando tutto, si sta giocando la vittoria di questa tappa, quindi deve dare tutto. Svorada è anche un ottimo cronometrista, semmai che possa arrivare all'arrivo, anche se dobbiamo dire che tutti e 5 meritano veramente un grande tempo. E l'abbiamo detto, 140 km per loro, sono partiti e dopo il Gran Premio Lotteria 62 km di gara, e ora per Svorada siamo agli ultimi 2 km, però c'è Pagnin che sta veramente facendo un lavorone. E sta veramente tirando in maniera importante in questa fase, siamo a 2 km e probabilmente si sente battuto in volata, ma vuole arrivare con tutti lì davanti, non vuole farsi staccare da nessuno. 8 secondi il vantaggio di Svorada, abbiamo visto Pagnin, e una volta ancora c'è questa collaborazione tra Pagnin e
Abdou Jafaro. Abdou si è spostato, vediamo se collabora anche Perini. Beh, molto molto buona la posizione di Smorana, continua a mulinare, mi sembra, con buoni risultati su questo lunghissimo rapporto. Sta pedalando ancora abbastanza bene a distanza di tiro. Per quello che riguarda gli inseguitori, ha tirato in effetti lì davanti anche Perini, e naturalmente Lombardi rimane in coda, un Lombardi che mi sembra abbastanza faticato adesso. Beh, Lombardi ha faticato, ma ha aiutato Svorada con quell'attacco fatto in precedenza proprio per costringere gli altri a tirare. È abbastanza stanco, però direi che anche lui gli va dato veramente un bravo in questo momento. Svorada sta passando sotto l'ultimo chilometro, mi pare, e Pagnin sta facendo un grande lavoro per Abdou Jafaro. Eccoli qui, testa a testa, Svorada comunque pedala ancora abbastanza bene, lui è naturalmente è da solo, e da dietro vediamo proprio Pagnin, Perini e Abdou Jafaro che sembra stiano facendo una cronosquadra. Vedete come si alternino al comando per rientrare. Comunque è ancora buono il vantaggio di Svorada, vediamo se ce la fa. Sta andando ancora bene, ottima la pedalata, guarda la fatica, la fatica che sta facendo, meriterebbe un'altra tappa. E ne ha già conquistate due. E vedete, ve lo dicevo, da dietro proprio si alternano al comando, però sta pedalando bene bene bene, dovrebbe farcela. E ricordo che Svorada ha già vinto in volata allo sprint a Pontedera e a Bibione. Si volta, ma ormai ce l'ha fatta. Meritatamente. Grande tempismo da parte di Svorada, ottimo il gioco di squadra da parte della Lampre Panari. Abdou prova a rientrare, Abdou aveva paura nel finale proprio di questa morsa Svorada. Ma sono due corridori che lottano sempre per i traguardi intermedi, per l'intergiro. Abdou Jafaro ne ha vinti tantissimi, Svorada è sempre secondo. Ed eccolo qua che sta vincendo, bravissimo Jan Svorada, così come bravi sono stati questi due compagni di squadra a lavorare veramente alla perfezione. Grande soddisfazione per lui, Svorada che conquista il terzo centro qui al Giro d'Italia. E Lombardi al secondo posto, alza le braccia anche lui, Lombardi davanti ad Abdou Jafaro, Pagnin e Perini. Lampre Panari a primo e secondo posto, successo di squadra. E diciamo anche per noi questa volta non abbiamo avuto problemi tra Svorada e Lombardi. Erano senza casco oggi. Tutte e due senza casco. Adesso invece vediamo la volata del gruppo, un gruppo che nel finale ha riassorbito il drappello di fuggitivi con Vone, Rebellini. In precedenza c'era Larsen davanti che aveva provato la stoccata, ora forse Bortolani si è avvantaggiato di qualche metro davanti al gruppo. Sì, è proprio Bortolani, ed ora ci sarà la volata per il sesto posto. Conviene non rischiare molto, io direi, quest'oggi per un posto. Sono abbastanza in fila, Spruch che è più davanti, e Baldato che sta venendo fuori Konice a centro gruppo. Seguiamo la volata, Baldato, attenzione che stanno stringendo un corridore alle transenne. Spruch, Baldato, Konice, Fontanelli. Dal sesto posto in avanti poi passa tutto il gruppo con Tebaldi, con Ceghialta, con Belli, Richard era passato in precedenza, c'è Bramati e Conti che guardano nella nostra postazione, e Saronni gli ha indicato primo e secondo posto. Poi passa Sciandri in ultima posizione del gruppo, Sciandri vincitore ieri, e già Vona ha girato la propria bicicletta per tornare indietro. Quindi terzo centro per lo slovacco Svorada. Rivediamo le ultime pedalate, grande tempismo da parte di questo atleta, buonissimo il gioco di squadra della Lampre Panaria, che con Lombardi e Svorada appunto ha stilettato nelle gambe dei compagni di fuga, con questa collaborazione nel finale Abdou Jafaro, Pagnin, Perini per riuscire a rientrare, ma non c'era nulla da fare. Svorada si gira, vittoria per distacco a capo di una lunga fuga, 140 km, bravissimi. Quest'oggi i velocisti sono stati grandi protagonisti di giornata. Svorada poi al secondo posto alzerà le braccia anche lui, Lombardi. Naturalmente è una vittoria anche di squadra, quest'oggi non è una cosa semplice, non è da tutti i giorni piazzare due corridori al primo e al secondo posto. Era accaduto alla carriera Tassoni nella tappa di domenica scorsa, nel tappone con Pantani e Chiappucci primi e secondi, e in una tappa che poteva riservare diverse insidie per gli uomini di classifica, questi cinque atleti si sono lanciati al comando. 140 km di fuga, media 36.802 in questa 17ª tappa, e terzo successo al giro per Svorada, che vince davanti a Lombardi, Abdou Jafaro, Pagnin, Perini. Il gruppo con Spruch è arrivato a 56 secondi. Spruch, altro uomo della Lampre Panaria, che ha regolato il gruppo. Ci fermiamo, amici sportivi, su questa bella panoramica del Golfo del Tiguglio, e tra poco ci rivediamo a Studio Tappa.